La violenta ondata di maltempo che si è concentrata sull'Irpinia nella giornata di domenica ha determinato notevoli danni sul territorio, sia al patrimonio pubblico che privato. Moltissimi cittadini che hanno subito danni anche alle colture irrimediabilmente compromesse. Dopo un primo resoconto avuto ieri in un incontro che si è svolto nella sala giunta del comune di Atripalda, il sindaco di Avellino Pino Galasso ha espresso l'intenzione di richiedere al prefetto il riconoscimento di zona colpita da calamità naturale per consentire l'inoltro della richiesta di risarcimento da parte di chi è stato danneggiato dall'evento. Complessivamente, a seguito di un monitoraggio, è risultato che la zona maggiormente colpita è via Tufarole, dove l'esondazione sia del rio Schiti che del Fenestrelle hanno creato un invaso che ha sommerso case e terreni. Nell'incontro di ieri si è discusso anche dei danni che si sono registrati sul ponte in via Filande, che collega Atripalda al comune capoluogo. Una prima ricognizione è stata già effettuata domenica sera dalle forze dell'ordine, dai tecnici preposti e dal sindaco Aldo Laurenziano, insieme all'assessore delegato alla protezione civile Maurizio De Vico. Complessivamente, nelle giornate di domenica e lunedì, numerosi sono stati gli interventi in tutto il territorio irpino dei vigili del fuoco per liberare le strade e i locali commerciali da acqua, fango e detriti.